Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di una nuova rubrica che andrà in onda quest'anno sul mio canale, ma che andrà in onda praticamente su tutti i canali del Fanta Processo. Vi volevo presentare la mia rosa. Intanto, che cos'è il Fanta Processo? È il fantacalcio che facciamo noi, tutti noi youtuber che partecipiamo al processo di Delio Petrelli tutti i lunedì sera. E abbiamo deciso di fare questo fantacalcio tutti insieme. Porteremo la rubrica per informarvi sia dei risultati, ma anche ovviamente per parlare un po' di avere anche una scusa per parlare anche di altre partite che magari insomma non ne parlavamo solitamente, insomma. E adesso vi leggerò praticamente la mia rosa e vi spiegherò il perché ho puntato su alcune cose. Allora, chiaramente dividerò adesso per categorie: portiere, difensore, centrocampisti, attaccanti, e vi dirò anche quanto sono stati pagati i giocatori, insomma. Allora, cominciamo. Il primo giocatore in porta ho preso Gomis della Spal. Ecco, voi mi direte: ma tu come portiere prendi Gomis? Allora, io ho una mia filosofia. Io sono convinto alla fine che il portiere possa fare, ma non fare troppo, non fare tantissimo. Secondo me la differenza la fanno gli attaccanti. Ho preso i tre portieri della Spal: Gomis, Milinkovic-Savic e Poluzzi. Considerando che Savic e Poluzzi li ho pagati un credito, Gomis sono arrivato a 15 crediti. Poche parole, con 17 crediti ho comunque preso il portieri della Spal. Il motivo è semplice: volevo avere la certezza di avere un portiere che giochi, cosa che non avresti se prendi, che ne so io, ad esempio Peppe ha speso tanto per i portieri, Peppe Zebrato, Giuseppe Zebrato. È una tattica che ci sta, però io preferisco avere un portiere sicuro al 100%. Lui ha preso Donnarumma, Sorrentino e poi un altro non mi ricordo, spendendo anche tanti crediti. Secondo me quella è una tattica che può andare bene, però devi sempre sperare che almeno uno dei tre giochi. Io invece diciamo che ho la certezza, perché comunque si devono rompere quattro portieri, ecco, tre portieri si devono rompere tutti e tre. Quindi ho in porta Gomis, Milinkovic-Savic e Poluzzi. Ripeto, secondo me se è un ottimo attaccante da una media alta, la Spal non prenderà 6 gol a partita, mi auguro, voglio dire. Insomma, penso che poi un gol dell'attaccante comunque pareggia gli eventuali 3 gol presi da un portiere, la penso abbastanza così. Poi difensori ho speso un po' di più, sono andato su Acerbi della Lazio con 42 crediti, Bastos della Lazio 9 crediti, Cionek della Spal 8 crediti, Fazio 40 crediti della Roma, Lemos del Sassuolo l'ho pagato 4 crediti, Lirola sempre del Sassuolo 25, Molinaro del Frosinone 9 e Rogerio del Sassuolo 15. Anche qui ho puntato molto sui titolari. Però qui, ecco, diciamo che ho preso alcuni giocatori: Acerbi, Fazio, Lemos, Lirola. E diciamo che sono tutti titolari comunque, no? Bene o male, poi chiaramente qualcuno può rimanere fuori in qualche partita. E sono sicuro che uno tra Basso e Acerbi gioca. Questi che ho nominato, cioè ripeto, Acerbi, Fazio, Lemos e Lirola, ogni tanto qualche golletto lo fanno. Anche Lemos è uno che tira le punizioni, quindi magari non giocherà sempre, ma quando gioca può dare una sorpresa, insomma, in zona offensiva. Secondo me difensivamente non sono messo male, perché comunque ho giocatori che giocano sempre, e anche se non sono grandi nomi, perché alla fine credo che i grandi nomi servono spesso solo per scannarsi alle aste, comunque sono giocatori che il loro bonus li prendono. A centrocampo ho preso Acqua dell'Empoli a 1, Boateng del Sassuolo a 90, Cipsa del Frosinone a 1, Gerson della Fiorentina a 30, Kurtic della Spal 15, sempre della Spal Missiroli 13, Nainggolan 90 e Schiattarella sempre della Spal a 1. Allora, Schiattarella chiaramente l'ho preso per dare il cambio a Missiroli e Kurtic, nel senso che o uno o l'altro, bene o male. Anche qui ho tanti giocatori che in zona gol ogni tanto si fanno sentire: Nainggolan, Boateng, Gerson, anche se Gerson probabilmente non giocherà domenica, Kurtic. Ecco, diciamo che ho
ho fatto veramente una squadra, credo un centrocampo che qualche gol te lo butta dentro. Dico la verità, volevo tenermi tutti i crediti per un bomberone e il mio obiettivo era Icardi. Non avevo fatto i conti con Vivi Channel e Nino GFC che hanno fatto il mio stesso ragionamento, cioè tenersi tutti i crediti per gli attaccanti, e infatti alla fine non ce n'erano, non avevo tanti crediti. Ho speso per l'attacco appunto 37 crediti per Antenucci, 75 per Cutrone perché credo molto in questo ragazzo e sono convinto che al rientro, perché adesso è fortunato, secondo me farà molto bene, 150 crediti per Inglese, 15 per Antonino Lagumina dell'Empoli e 200 per Milik, e poi ho chiuso con Castileco a 113 crediti. Allora, calcolate che Inglese, Lagumina e Castileco sono stati gli ultimi che ho preso. Avevo un pacco di crediti da far fuori, ormai i nomi importanti erano usciti tutti. Inglese ci tenevo perché comunque il giocatore punta del Parma, la punta del Parma principale. Lagumina, secondo me, pensavo anche di qualità di prenderlo a meno, però Lagumina è comunque un giocatore per me molto buono, perché è comunque titolare nell'Empoli e già lo vedevo col Palermo Primavera, è uno che il gol lo vede, la porta la vede. Chiaramente l'ho preso perché anche qui ho la certezza quasi della titolarità. Castileco l'ho pagato 113 crediti semplicemente per il fatto che non sapevo chi chiamare, avevo voglia anche di andare a dormire, mi mancava un giocatore, non c'erano più tanti giocatori su cui puntare, allora avevo 113 crediti appunto e ho finito a zero, anche perché penso che a gennaio grandi colpi da 90 non ci saranno, quindi, e se ci saranno comunque sei obbligato a cedere qualcuno, quindi ecco, diciamo che sono aggrappato all'attacco a Milik. Sono aggrappato a Milik, che penso che possa far bene, perché credo veramente che Milik il suo lo possa fare. Però ecco, vediamo, speriamo, anche perché cavolo, insomma, diciamo che credo molto in questi giocatori. La prima giornata sarà contro il Marchese Bianconero e insomma vedremo all'opera questa squadra del campionato Fanta Processo. Ricordiamo poi che io vi dico che io ho anche un altro fantacalcio che faccio da quando sono ragazzino, sempre con le stesse persone, quindi quello è un altro discorso, su quello non farò video, farò il video sul Fanta Processo. E dunque ovviamente ci sentiremo poi per vedere il risultato, parlarne e capire come è andata, chiaramente dal martedì in poi, visto che lunedì sera ci sarà sempre le partite, quindi ovviamente i video sul fantaprocesso andranno sul tubo almeno martedì, potrebbe anche capitare il mercoledì o giovedì, però in genere il martedì dovrebbe uscire. Ragazzi, io chiudo qua il video, questa è la mia rosa, spero, ditemi la vostra e niente, alla fine vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video, ciao!